filo diretto con gli ascoltatori è tornata la dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani di Montichiari, professoressa Claudia Covri. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che per mandare sms, messaggi Telegram, il numero è il 348-31-88339. Allora, iniziamo con degli eventi veramente carini, proprio perché a scuola, appunto, la cultura, come amiamo ricordare sempre, è qualcosa che diverte soprattutto. Sì, cerchiamo di appassionare i nostri ragazzi, sicuramente facendo cultura con dei mediatori importanti come il teatro, come il canto, come la musica, ma passando appunto elementi di conoscenza fondamentale. Mi riferisco soprattutto alla prossima settimana, dove abbiamo due appuntamenti importantissimi per i ragazzi del Don Milani, ma anche per le loro famiglie, perché abbiamo il Don Milani Show, che sarà il 6 e il 7 maggio. Il 6 sera sarà aperto al Teatro Gloria, il teatro appunto per ospitare i ragazzi, i compagni di scuola dei ragazzi che vanno sul palco, ma anche i loro genitori, e il 7 invece ci farà la replica del Don Milani Show in orario scolastico per le classi che verranno ad applaudire e sostenere. Il Don Milani Show ha una lunga tradizione per l'istituto, perché non è un volere, io ci tengo sempre a ribadire, a scimmiottare i talent show che ci sono ormai su tutte le piattaforme, tutte le televisioni, dove questi ragazzi diventano poi spesso anche famosi. Noi non abbiamo nessun tipo di intento di competizione o di gara, semplicemente scopriamo quegli studenti che magari hanno una passione e la coltivano fuori dall'orario scolastico, nel canto, nel ballo, nella musica, nella recitazione, e hanno voglia di mettersi in gioco e di condividere questa loro passione con i loro compagni. Quindi non ci sono classifiche, non ci sono graduatorie, c'è solamente un grande momento, poi spesso emozionante, di appoggio da parte del pubblico rispetto a questi ragazzi che hanno il coraggio, anche se per pochi minuti, di esibirsi. Allora, quest'anno abbiamo anche reclutato una ragazza giovane esperta in musical, che sta un po' guidando i ragazzi a fare la scaletta di brani, in modo che lo spettacolo abbia anche un ritmo e una sua dinamicità e una sua coerenza. Però ripeto, saranno balli, saranno rap, saranno canzoni, saranno singoli o in gruppo, ci sarà anche la band d'istituto che si birra in alcuni canti. Insomma, è un modo, ripeto, di usare dei linguaggi espressivi come questi per intanto sentirsi parte di una comunità scolastica, perché il Don Milani è comunque fatto da ragazzi che sono divisi in 90 classi, quindi molto grandi, molto una realtà molto complessa, ma che ha un forte senso di appartenenza nei confronti della propria scuola. Quindi i ragazzi sono molto contenti e orgogliosi, si sente proprio questo orgoglio di appartenere al Don Milani. E poi c'è un modo nuovo, diverso, di creare appunto motivazione, a volte anche scoprire dei talenti, perché ci sono stati anche dei ragazzi che poi hanno scelto di iscriversi a delle accademie artistiche, grazie anche all'esperienza un po' così occasionale o casuale di partecipare a questo evento del Don Milani Show. Quindi io invito anche i genitori il 6 sera al Cinema Teatro Gloria di Montichiari alle 20:30 a partecipare a questo spettacolo per sostenere i nostri ragazzi, che saranno sicuramente emozionati. Sicuramente, quello che lei ha detto, appunto, anche se per alcuni minuti hanno il coraggio, perché per esibirsi occorre un grandissimo coraggio, questo è, non dimentichiamolo, appunto. E poi c'è un'altra cosa, rappresentazione teatrale. Esatto, anche, poi il 10 e l'11, quindi sempre venerdì e sabato della stessa settimana, invece abbiamo il gruppo del laboratorio teatrale che si esibirà, e avremo anche qui una replica serale venerdì sera e le repliche la mattina del sabato. Qui i ragazzi invece hanno fatto il laboratorio teatrale una volta alla settimana nel corso di tutto l'anno scolastico, guidati dal regista Angelo Facchetti del Teatro Telaio,
che hanno scelto di fare un riadattamento del testo di Nicolò Maniti, Io e te. È una sorpresa, che io so solo questo, non so null'altro, so solo che i ragazzi si esprimeranno non solo nel ruolo di attori e ruoteranno gli attori in modo da far partecipare il maggior numero dei ragazzi, ma faranno tutto quello che è richiesto nel mondo del teatro, quindi cureranno anche le scenografie, cureranno l'aspetto tecnico, perché faranno loro anche la parte tecnica, ci sarà chi fa le maschere e accoglierà il pubblico, insomma avranno modo di vivere il teatro nelle competenze tutto tondo 360 gradi. Quindi anche qui c'è la serata aperta ai genitori, io invito le famiglie anche qua a venire a sostenere i nostri ragazzi attori in questo appuntamento così importante. Assolutamente, testo di Nicola Maniti, io e te. Non ce la fa una disquisizione sul fatto che derivando dal latino dovrebbe essere io e tu, no? Non so. No, vabbè, dai, prendiamo questo come libertà dell'autore. No, ormai nel modo di parlare comune è io e te, non sì, io e te. Esattamente. Allora, provocazione fatta, gliela volevo fare. Allora, e poi c'è una cosa bellissima, perché voi avete delle studentesse che sono forti in matematica, non dimentichiamoci, matematica, fisica, nelle materie scientifiche e così via. C'è questo pregiudizio di cui possiamo dire, mi perdoni per pav condicio, anche noi maschi siamo vittime, perché per esempio si parte dal presupposto che noi siamo meno bravi nelle materie umanistiche, chissà perché, e come se non ci fosse stato Manzoni eccetera, e allo stesso modo le femmine invece si ritiene siano meno brave nelle cose matematiche, e invece voi... Allora, noi stiamo cercando contrario. Un po' di colmare questo gap. Effettivamente i dati dell'iscrizione all'università confermano che le ragazze ad oggi sono iscritte ad un numero inferiore per quelle che vengono chiamate le discipline STEM, che sono appunto ingegneria, tecnologia, matematica e scienze. Mi perdoni. È sì. Anche vero che 7 su 10 delle iscritte a medicina sono donne, sono ragazze. È vero, è vero. Per cui, cioè, scienze si stanno. Si stanno muovendo in effetti le cose, grazie a Dio. Noi abbiamo avuto il 6 di aprile un premio dal Politecnico di Milano, e siamo andati là come rappresentanza della scuola, all'evento denominato Politest Top School. Ed erano premiati gli istituti superiori di tutta la penisola, perché voi sapete che al Politecnico di Milano affluiscono studenti da tutta Italia, non solo dalla regione Lombardia. Il nostro premio è stato quello della categoria ragazze STEM, perché il rapporto tra il voto al test d'ingresso e il numero di studentesse nel test di ingegneria era il più elevato di tutti gli istituti d'Italia. Questo cosa vuol dire? Che non solo hanno risposto bene ai famosi talk, ai test d'ingresso, ma c'era un rapporto più elevato di ragazze rispetto agli istituti superiori delle altre scuole. Quindi molto orgogliosi di questo, perché noi, grazie anche al lavoro di preparazione che facciamo con le Olimpiadi di matematica e di fisica, abbiamo davvero diverse ragazze che si allenano già dalla prima superiore a risolvere problemi complessi, sia di matematica che di fisica, e tant'è che dobbiamo andare anche quest'anno alle finali di Kangaroo della matematica, perché abbiamo anche lì, siamo arrivati tra i primi posti, quindi avremo la possibilità di andare a Cervia, proprio tra l'altro siamo il 5-6 maggio, quindi i prossimi giorni ci saranno le finali che si disputeranno a livello nazionale di matematica. Questo a Cervia. A Cervia il 5-6. Quindi c'è un concentrato di eventi che ci comunque mettono sempre, come dire, in luce anche rispetto alle eccellenze dei nostri ragazzi. Tanto facciamo per gli studenti che hanno delle fragilità, perché è giusto aiutarli, sostenerli, ma è anche giusto dare una spinta, un bel, come dire, possibilità di volare alto alle belle teste che abbiamo, e sono davvero tante. Ma lei, che è preside, è anche psicologa, quindi è di fatto una psicologa sociale anche, adesso non so se abbia specialità quali, però, ma è così difficile ancora considerare la persona e non il genere della persona? Quello c'è il problema di fronte.
Cioè, è bellissimo che voi abbiate, ma ci deve essere ancora bisogno. Cioè. Ci deve essere ancora bisogno, sì. È così perché effettivamente ci sono dei costrutti che si inseriscono, si insinuano, no? Nel percorso scolastico precedente. Io dico spesso, da noi arrivano queste ragazze che dicono: io di matematica non ne capisco niente e scelgo un indirizzo che ha meno ore di matematica. Sono tantissime ancora le ragazze che arrivano con degli insuccessi, probabilmente già dalla scuola primaria, che magari gli insegnanti non riescono a cogliere o a colmare, e quindi si creano queste convinzioni che è molto difficile poi andare a destrutturare. Quindi spesso avviene, rispetto alla matematica, con una fascia di ragazze, tutte quelle che si iscrivono, per dire, al linguistico e alle scienze umane, hanno questa convinzione: io matematica non ne capisco niente. E spesso questa cosa poi ritorna anche con fisica. Ed è un peccato, ed è un peccato, perché magari sono solo dei preconcetti che creano poi un insuccesso, perché nel momento in cui tu sei convinto che non capisci niente e non ce la puoi fare, ecco, qui salta in gioco il senso di autoefficacia personale rispetto agli ostacoli e alle difficoltà. Se un ragazzino o una ragazzina, a prescindere dal genere, ha un insuccesso più e più volte della stessa disciplina, si convince che in quella disciplina non ce la farà mai. Noi stiamo facendo un corso di formazione con gli insegnanti e la specialista diceva: di fronte a un voto negativo, che ci sta, perché si apprende dall'errore, è fondamentale che il docente accompagni il voto con un feedback e dica allo studente: guarda, qui non ci siamo, hai bisogno ancora di sforzo, allenamento, rifare quella parte dell'esercizio. Ecco perché è importante il recupero, no? Cioè, io dico: ragazzi, tu hai preso 4, hai preso 3, non preoccuparti, devi sapere che fra 2 settimane avrai un'altra occasione, ma le tue energie devono... Allora, nel momento in cui quel 4, quel 3 diventa un 5,5, diventa un 6 meno, aumenta il senso di fiducia, aumenta il senso di autoefficacia e quindi dentro di sé lo studente dice: ce la posso fare, posso capire anche quell'esercizio di matematica. Ma è fondamentale questa azione di feedback che deve fare il docente di fronte ad un voto negativo. Grazie. Allora, fermiamoci un attimino con la professoressa Claudia Covri, che è la dirigente scolastica del Don Milani di Montichiari. Ci troviamo tra un paio di minuti. La professoressa Claudia Covri, dirigente scolastica del Don Milani di Montichiari. Questa è la seconda parte di Filo Diretto che stiamo trascorrendo parlando appunto del gap. È interessantissimo quello che lei ci ha detto. Purtroppo ancora c'è bisogno, perché l'autoconvinzione, l'autoconvincimento di una persona di non essere portata per una determinata materia la porta a non saperla fare, all'insuccesso proprio. Le posso chiedere una cosa? Poi le leggo anche i messaggi. Sa che c'è adesso un rimaneggiamento di nuovo per quanto riguarda la scuola e i giudizi e i voti. Sì. Cosa ne pensa adesso? Allora, la scuola secondaria di secondo grado non ha modifiche, perché noi abbiamo già i voti in decimi e quelli rimangono, mentre invece la primaria hanno rimodificato di nuovo mettendo i giudizi. La secondaria è toccata rispetto soprattutto all'area del comportamento, no? Per cui c'è una sorta di debito anche dall'anno scolastico prossimo, ma devo dire tutto questo verrà attivato, per cui se un alunno prende 6 nel comportamento dovrà fare delle prove, una sorta di esame di riparazione e di educazione civica anche su questo, così come dovremo fare una sorta di sanzione con lavori socialmente utili oppure pagamento dei danni rispetto agli arredi o quello che rompono in termini pecuniari. Ecco, io devo dire che il ministro Valditara ha puntualizzato alcune delle pratiche che però la maggior parte delle scuole avevano già in uso, cioè il fatto di sospendere con l'obbligo di frequenza, far fare lavori socialmente utili di vario tipo con insegnanti, con collaboratori scolastici che possono essere di riordino, di pulizie, di
aiuto rispetto ad un progetto di biblioteca, piuttosto che già lo facciamo, così come anche noi nel nostro regolamento abbiamo previsto il pagamento qualora un alunno dovesse arrecare dei danni alle strutture o agli arredi. Quindi noi siamo già inseriti in una diciamo direzione di questo tipo. Devo dire però, per la mia esperienza, non è sufficiente andare a mettere i puntini sull'aspetto sanzionatorio, perché quello, diciamo, è l'aspetto finale, l'anello finale. Ciò che deve fare una scuola è il prevenire certi comportamenti e lavorare molto e tanto quotidianamente sulla convivenza civile e democratica. Cosa vuol dire essere a scuola in maniera corretta fuori e dentro l'ambiente scolastico, senza incorrere in comportamenti che recano danno a sé e agli altri? Quindi tutto l'aspetto preventivo è la parte più importante che si deve giocare la scuola in termini di educazione civica. E poi c'è anche l'aspetto sanzionatorio, che, ripeto, ogni scuola ha un proprio regolamento e più o meno si trova in linea con quanto definito il ministro. Adesso le leggo i messaggi e poi, se abbiamo il tempo, ci torniamo un attimino su questo argomento, perché grazie professoressa Covri, io l'ascolto sempre volentieri perché mi tiene aggiornata su quello che succede in questa scuola, grazie da parte di Giulia. Bene. Ok. Poi ancora il Domilani partecipa a gare di intelligenza e vince, bravissimi. Tanto diciamo anche che la matematica è una forma di intelligenza, ci sono anche tutte le altre, anche tra l'altro. Brava professoressa, grazie per quello che fa per gli alunni, dice un altro messaggio. Preside, mi piace come gestisce il Domilani con determinazione, con la determinazione di un generale, è molto severo e rigido. Allora direi di un sergente, perché il sergente è quello che comanda la truppa, il generale sta nel alto locato, magari non sa neanche. Esatto. Allora, un sottotenente, ecco. Sono d'accordo con lei che la prevenzione evita spiacevoli inconvenienti. E poi ancora, preside, sono una mamma orgogliosa di avere mia figlia che frequenta il Domilani perché si trova molto bene grazie a lei. Complimenti. Tornando al discorso di prima, adesso aspettiamo se arrivano altri messaggi, il numero è sempre quello, 348-3188-339. Per la sua esperienza, per quale motivo ci sono dei ragazzi che entrano nelle scuole superiori, vanno e poi a un certo punto si perdono? Ma questo in qualsiasi scuola, anche in quella che era il classico una volta, a un certo punto vi svivacchiano, vengono, non vengono, assenti, presenti, e quando sono presenti ti chiedi perché sono presenti, perché tra l'altro si fanno gli affari loro tutto il tempo, cioè, ogni classe ha avuto il suo, credo, personaggio di questo Ora, tipo. Questo è il tema della dispersione scolastica, che è comunque a dei livelli piuttosto elevati anche nella provincia di Brescia. Cioè, se noi pensiamo al centro-sud Italia, abbiamo questa piaga con dei numeri spaventosi da anni. Ma non siamo nemmeno noi, esenti da questo fenomeno, purtroppo. Il fenomeno della dispersione scolastica è un fenomeno molto molto complesso, che spesso è associato a una scelta sbagliata magari del corso di studio, per cui l'alunno si rende conto ma non ha la forza di chiedersi nei primi anni, entro il biennio, noi in genere spostiamo i ragazzi entro la fine seconda, quale sarebbe la mia scuola giusta, la mia collocazione giusta. Quindi scelta sbagliata. L'altra cosa è, a volte si spengono in termini motivazionali perché succedono dei fatti esterni, banalmente una storia sentimentale è andata male per cui vanno in depressione, eventi familiari che li mettono dura prova, come a volte ci sono delle separazioni conflittuali, degli eventi traumatici, delle malattie, e quindi il ragazzo soffre, si spegne e non ha più la forza di chiedere aiuto, perché devo dire che noi poi abbiamo supporti tra sportelli psicologici d'ascolto, ecco. Ne abbiamo ben tre di bravissime professioniste che fanno questo spazio di ascolto per 3 giorni alla settimana. Quindi basta riconoscere di essere in crisi, in difficoltà, che noi gli aiuti li diamo, ma anche gli insegnanti fanno quotidianamente supporto e sostegno ai ragazzi. Quindi quando si spengono, si demotivano e spesso li vedi che non c'è più quella luce negli occhi, gli insegnanti se ne accorgono e noi ne recuperiamo sulla strada per evitare proprio la dispersione.
purtroppo a volte capita che il ragazzo decida di abbandonare a metà anno il corso di studi promettendo magari di riprendere a settembre. Altre volte vogliono iniziare un percorso di lavoro perché dicono: io nella scuola non trovo più motivazione, più risposta. Quindi sono tante le variabili, i fattori, noi cerchiamo sempre di tendere una mano per recuperarli. Nella maggior parte dei casi ci riusciamo, soprattutto devo dire dove c'è l'alleanza con la famiglia, per cui ci si mette d'accordo col genitore e si dice: dai, mandiamolo comunque a scuola, proviamo a vedere come va. Ecco, dove invece questa alleanza con la famiglia non c'è, molto più difficile. Ecco, tenendo conto che la cosa diventa particolarmente difficile alle superiori, perché quando lo studente si perde spesso è maggiorenne, quindi esatto, se le firma da solo le giustificazioni, eccetera eccetera. È arrivato un messaggio criptato, io prego di rimandarlo, magari cambiare un pochettino il testo, evidentemente c'è qualche parola che il computer non riesce a leggere. Chiedo sempre però alla dirigente scolastica, ma anche alla psicologa, però il problema è arrivare a chiederlo l'aiuto, nel senso che se io dico vado a fare la fisioterapia, ah ok, va bene, vai a fare la fisioterapia, se dico vado allo psicologo, vado allo psicologo, cioè, quindi io stesso mi vergogno e tante volte non ho il coraggio di andarci addirittura, non sono mica matto. Ecco, insomma, devo dire che dopo il Covid, leggevo una statistica, il 39% dei ragazzi over 18, sotto i 18, under 18, soffre di disturbi d'ansia, disagi emotivi e anche di depressione. Questo che però cosa ha portato? Ha sbloccato un po' quel timore del giudizio nella richiesta di aiuto, perché i ragazzi sentono tra di loro che sono tantissimi tra i loro compagni che già vanno dallo psicologo o ci sono andati o è in corso una psicoterapia. Allora, premetto, i nostri tre psicologi, le nostre tre professioniste non fanno un percorso di psicoterapia, fanno 3-4 colloqui, mettono a fuoco il problema, a volte il problema si risolve da solo perché insieme allo studente trovano le strategie, ma se il problema è più complesso, più profondo, invitano la famiglia e lo studente a seguire un vero e proprio percorso di psicoterapia che dura a volte anche più di diversi mesi o a volte anche un anno e più. Quindi sono due percorsi diversi, ma io dico sempre ai ragazzi che quando loro hanno la consapevolezza che hanno bisogno di aiuto, già il 50% del problema è in fase di risoluzione. Mi fa venire in mente uno spot televisivo di qualche anno fa in cui si parlava della depressione, era uno spot silenzioso e poi diceva: in questi casi l'unica cosa da iniziare a fare è, e il protagonista diceva una parola sola: parlare. Però farlo capire, questo è difficile farlo capire questo. Allora, sono arrivati dei messaggi, purtroppo alcuni ancora criptati, io chiedo scusa agli ascoltatori, ma da come parla e si esprime si sente che la sua laurea è in psicologia. Beh, infatti abbiamo detto, assolutamente. Covri, lei è d'accordo sulle scelte fatte dal ministro dell'istruzione? Dipende da quali, io ripeto, per la scuola superiore puntare solo alla sanzione e alla punizione non mi trova perfettamente d'accordo, perché è come se non venisse riconosciuto tutto il lavoro che si fa a livello educativo. Dai, la psicologa, rinforzo negativo e rinforzo positivo, dai, ci facciamo piccola. No, scherzo, ovviamente. Allora, è fondamentale, voi lo sapete, allora, nella regola serve comunque, se uno trasgredisce la regola, anche la punizione. Io non è che sia contrario alla punizione, il ragazzino deve capire che ha sbagliato e che ci sono sempre delle conseguenze alle sue azioni, spesse fatte per scherzo, per gioco, con leggerezza e con superficialità. Perché la prima cosa che ti dicono i ragazzi è: ma per noi era uno scherzo. No, in realtà magari hai ripreso un ragazzino, l'hai ferito, l'hai preso in giro, e quindi ci sono delle situazioni che poi hanno delle grandi conseguenze sull'altro che si è sentito tradito dal tuo comportamento. Quindi c'è una grande superficialità e quindi il lavoro è di far rendere conto ai ragazzi che ogni azione ha le proprie conseguenze. Quindi è un lavoro che si fa tutti i giorni in classe, e io devo ringraziare i miei insegnanti che in questi anni, ripeto, soprattutto dopo il Covid, non sono solo gli insegnanti della disciplina, ma l'aspetto educativo è diventato fondamentale, di supporto, ascolto, dialogo, sostegno, e sono tutte competenze che devono mettere in campo ogni ora e ogni giorno. Certo. Serve anche il rinforzo positivo, però. Dai. Serve assolutamente. Un bravo ogni tanto, dai. Insomma. È fondamentale. Quel feedback che diceva il ragazzino che ha preso 3 è un rinforzo: guarda, nonostante il 3 ce la puoi fare. L'autostima si forma così.
impara a gestire la tua frustrazione, perché impari anche dall'errore, ma devi credere nelle tue potenzialità. Quindi il rinforzo positivo è fondamentale. Grazie, grazie moltissimo a Claudia Covri, professoressa, dirigente scolastica del Don Milani di Montichiari e psicologa anche.